Ciao a tutti amici di UFID, sono Stefania Chiarelli, la social media manager di UFID Milano e siamo qui oggi con Enrico Falk. Salve, prego, si presenti, ci dica un po' chi è lei e di cosa si occupa. Buongiorno, io sono stato presidente di una società quotata che si chiama Falk Renewables per quasi 10 anni, produttore di energie da fonti rinnovabili. Abbiamo venduto la società a febbraio di quest'anno e in questo momento sto sviluppando il family office della nostra famiglia. Perfetto. Allora, noi siamo qui oggi per parlare di un tema molto interessante, ovvero quello della sostenibilità, che è un tema che abbiamo già affrontato sui canali social di UFID. Potete infatti trovare sul nostro sito un articolo proprio su questo tema e anche sui nostri canali LinkedIn e Instagram altri video inerenti proprio alla sostenibilità. Oggi però con Enrico Falca vogliamo parlare della sostenibilità vista come un modello gestionale aziendale, della sua affinità poi anche con la religione. Prego Enrico, ci dica un po' cosa ne pensa lei. Bisognerebbe, parlando di sostenibilità, è importante, come dire, tornare agli elementi principali che in fondo muovono l'economia, no? Che sono fondamentalmente il rendimento e il rischio per il quale si pondera questo rendimento. Il meccanismo è molto semplice: più è basso il rischio, minore la pretesa di rendimento, e specularmente più è alto il rischio, più è alta la pretesa di rendimento. Fondamentalmente la sostenibilità supporta la teoria che in economia si definisce shareholder economy, dove tutti i portatori di capitale devono trovare una remunerazione equa, altrimenti gli squilibri nella remunerazione di uno dei capitali o più o uno o due più di capitali a discrimine degli altri capitali creano delle forme di instabilità o comunque di sovrasfruttamento che poi non generano quell'equilibrio tra rischio e rendimento che dovrebbe creare una comunità stabile e una società, se volete, diciamo, potremmo definire serena. Quindi ci sono più portatori di capitale all'interno della società, di una società, non è soltanto il portatore di capitale economico, ma è anche il portatore di capitale ambientale, sociale, umano, tecnologico, produttivo. Nel momento in cui si equilibrano le remunerazioni di tutti questi capitali, la società pretende un tasso di remunerazione evidentemente inferiore e tutto è maggiormente in equilibrio. Questo è un po' in sostanza la filosofia, sotto le teorie della sostenibilità. Certo, molto interessante anche questo, ma lei appunto poi pensa che appunto anche nei nostri contenuti che abbiamo riportato sui canali social Lucid abbiamo parlato di come appunto in realtà la sostenibilità viene anche affrontata dalla religione, come abbiamo visto anche da Papa Francesco in diverse situazioni. Lei pensa che comunque da un punto di vista religioso, quindi anche quindi per la comunità, sia importante comunque portare avanti una vita sostenibile per i cittadini, così come per i religiosi, che comunque non sono altro poi che cittadini che comunque altrettanto tengono alla nostra società e a migliorarla nel modo migliore possibile. Ma fondamentalmente le teorie economiche della sostenibilità dicono, come dire, cose che sono state già dette dalla religione, ma anche da varie teorie filosofiche, no? Maggiore equilibrio, una maggiore serenità rende tutti più felici, adesso dico Certo. in maniera molto, come dire, estrema. C'è evidentemente un linguaggio, se volete, tecnico-economico che la sostenibilità è riuscita a esprimere meglio per certi versi della religione piuttosto che delle filosofie, soprattutto quando la si applica al mondo economico. Questo tipo di linguaggio è diventato un po' lo standard. Non si vanno sui, come dire, report di sostenibilità e si sente di parlare di teorie, per esempio, religiose, che pure dicono delle cose, molto simili a quelle che vengono dette dalla sostenibilità. Forse questa, diciamo, questa frontiera della comunicazione, è un po' il punto sul quale la religione probabilmente, o comunque chi, in qualche modo la professa e la sviluppa, non che abbia bisogno di sviluppo, ma ovviamente la dottrina sociale ha bisogno di sviluppo costante, forse dovrebbe meditare di più, perché, evidentemente c'è anche un canale comunicativo, c'è un'evoluzione del tipo di linguaggio e dei messaggi che vengono convogliati.
che evolve con l'interlocutore, evolve con la società. E il fatto che certe teorie, molto simili, ma poi passino con un linguaggio e non con un altro, non significa come dire, che uno avesse ragione a priori. Ecco, quindi, secondo me, questi sono temi sui quali bisognerebbe, lavorare di più, in maniera che il mondo economico, che poi è se volete, la prima gran cassa delle teorie di sostenibilità, assorba certi messaggi che di base sono anche i messaggi religiosi, quindi con l'uomo al centro, con l'ambiente al centro. Di nuovo, è una professione di equilibrio e di rispetto che in fondo si cerca da millenni. E poi ci sono società che le applicano meglio, si vedono le comunità del nord Europa, sono, diciamo, molto più stabili, se volete. E ci sono invece società che le applicano molto meno, dove evidentemente ci sono anche dei portatori di interessi su questo tipo di squilibri, no? Perché i portatori di un capitale che riesce in qualche modo a guadagnare a discapito di altri, evidentemente questo vantaggio cercano di proteggerlo, di nuovo, evidentemente a discapito di meccanismi etici o religiosi. Sì, effettivamente ha ragione. Poi sembrano due temi così, diciamo, distanti e separati, però in realtà, come lei stessa ha detto, anche al centro poi della religione e della dottrina sociale della Chiesa c'è proprio l'uomo, l'ambiente e quindi poi anche la salvaguardia dell'ambiente stesso, che è un tema sempre più affrontato oggi perché comunque l'uomo stesso si è reso conto quanto sia importante salvaguardare l'ambiente e il mondo perché è proprio la nostra casa e il mondo in cui dovremmo stare per il resto della nostra vita. Quindi la ringrazio tantissimo per la sua Grazie partecipazione, a voi. per averci espresso la sua opinione. Sicuramente potrà dare frutto a tantissime altre riflessioni. Speriamo anche che i nostri amici di uscite che ci stanno seguendo possano aver apprezzato. Colgo l'occasione per salutare ancora e per ricordarvi che sui nostri canali di YouTube, LinkedIn e Instagram pubblichiamo costantemente nuovi contenuti, quindi vi chiediamo di seguirci e di restare sempre aggiornati con noi. Grazie mille ancora. Grazie a voi.